capo. Ai sì! Capo, ghiacciato, capo, la mano del capo. Capo, 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 capo. Ai sì! Capo, 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 capo. La mano più amato, capolavoro ghiacciato. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW. Festival è arrivata la terza edizione. Antonio Esposito è il presidente dell'associazione che ha organizzato Ormeggi Festival in queste tre edizioni. Quest'anno, 2023, diciamo, abbiamo fatto il salto di qualità, Antonio, no? Siamo abbastanza soddisfatti di come è andata, siamo in chiusura, insomma, abbiamo avuto diversi ospiti di caratura nazionale, davvero di livello, momenti di intrattenimento con Giovanni Muciaccia, i soldi spicci, i fenomeni social, Alessandro Paolucci, i papà per scelta, diverse tematiche, 10 tematiche diverse, 10 libri diversi, in maniera tale da poter confrontarci sui temi alti dell'attualità, della stretta attualità, della cronaca e dell'intrattenimento tutto italiano. Ormeggi diventa quindi teatro di diverse tematiche e di diverse argomentazioni e si appresta dal prossimo anno a diventare un evento storicizzato per la regione. E poi c'era la Fiera del Libro e poi Lameziopoli, questo Monopoli ricostruito a mo' di Lamezia. Tutte cose veramente particolari, tantissima gente, è stato veramente molto interessante. Ormeggi Festival. Giovanni Muciaccia. Mediamente qui 18 15 tu una gamba c'è l'altra all'altra quanto ce n'hai tu quanti ne hai? 22, cioè abbiamo qualcuno più grande, trentenni. Attacchi d'arte contemporanea è un viaggio, diciamo un viaggio particolare, no? Per conoscere opere e artisti del Novecento in fondo. Beh, Attacchi d'arte contemporanea è un libro che è stato scritto per il grande pubblico, per aiutare il grande pubblico alla comprensione dei linguaggi dell'arte contemporanea, quindi vuole trasmettere la passione per l'arte, la vita degli artisti, ma anche la grammatica di base, cioè ti consente poi di capire a grandi linee quando sei di fronte a un'opera d'arte che cosa sta cercando di dirti l'artista. Però quello che ho cercato di fare con questo libro è trasmettere tanta creatività, no? La gioia di creare, come ho sempre fatto in Art Attack con le proprie mani, e la gioia anche di saper leggere e di capire l'opera d'arte, soprattutto contemporanea, perché dovrebbe essere insegnata e capita da quando siamo piccoli, no? Poi non ci viene insegnata a scuola, quindi la guardiamo sempre con un certo sospetto, quasi con rifiuto, e quindi siamo portati solo a capire ed apprezzare l'arte antica e il figurativo, che io amo, adoro, però perdiamo l'arte del nostro tempo, no? È un po' come se nel tempo di Michelangelo, ed è successo purtroppo, non apprezzassero Michelangelo e i suoi lavori, oggi invece li adoriamo, li amiamo, come è successo con Van Gogh, cioè una storia un po' che si ripete. Allora ecco, Attacchi d'arte contemporanea cerca di scardinare questo meccanismo. Ma io ho picciato, eccolo,
L'avete mai visto quello? Cioè, quello che ti portavi per merenda a scuola è quello che realmente mangiavi. Quante volte è successo? Senti, è un libro un po' per tutti. Assolutamente sì, sì, sì. È un libro che ho scritto per tutti, non è un libro per bambini chiaramente, però è un libro che può essere trasmesso ai bambini. Cioè un adulto lo capisce, può trasmettere ai bambini, ci sono anche diverse cose che si possono rifare. Quindi sì, è un libro per tutti. Una tua considerazione su questo, cioè possiamo definire, vabbè, la tua trasmissione Art Attack come la progenitura degli attuali tutorial che imperversano adesso su internet? Assolutamente sì, Art Attack è stato un programma di tutorial ante litteram e infatti molto spesso mi chiedono, ma secondo te avrebbe ancora successo? Secondo me sì, perché i tutorial no, hanno milioni di visualizzazioni in internet e quindi assolutamente sì, cioè Art Attack sarebbe un programma attualissimo anche oggi, considerando che è partito già in un'epoca in cui i computer e i videogame assolutamente avevano un'ampia diffusione, cioè i bambini li usavano, cioè fu una scommessa già all'epoca, quindi una scommessa vinta, quindi sicuramente sarebbe, oggi sfonderemmo una porta aperta ancora una volta. Possiamo tranquillamente dire che la Mezze Terme pulsa e vive di cultura, no? Pulsa e vive di cultura, ci inseriamo infatti nel sistema dei festival regionali in questo caso, nel segno della promozione dei territori, della promozione della Regione Calabria, della promozione di quella che sono le consistenze turistiche e culturali della stessa regione. Questo abbiamo fatto ad esempio con la Mesopoli, questo abbiamo fatto con la celebrazione dei 35 anni della Mappa dei Piaceri e questo continueremo a fare anche nei progetti futuri. Grazie Antonio Esposito. Viva Romeggi. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW.
Hai bisogno di realizzare o rinnovare il tuo sito web? Vuoi intraprendere un'attività di e-commerce? Vuoi rinnovare l'immagine online della tua azienda e del tuo portale? La scelta più sensata è Bit Solution di Francesco Asturaro, un'azienda giovane, dinamica e dal passo con i tempi. Fai ripartire subito il tuo business. Oggi, avere un sito web dall'aspetto professionale per acquisire una nuova clientela è fondamentale. Bit Solution di Francesco Asturaro è l'azienda leader in questo campo. Contattaci online all'indirizzo costruzionesitiweb.com o chiama 327 56 31 021 e richiedi una consulenza gratuita. Ripartiamo oggi. Con noi sarà più facile affermare la tua presenza sul web. Non primo, primissimo. Non amaro, amarissimo. Non bene, benissimo. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonekamp, superlativo. Amici della Mappa dei Piaceri, eccoci qui, inizia un'altra nuova puntata e siamo venuti in provincia di Cosenza, San Benedetto Ullano. Ben arrivati, vi dico subito in partenza, subito all'inizio del nostro appuntamento, che questa puntata, come tutte le altre, potrete poi rivederla sul nostro canale YouTube, la Mappa dei Piaceri, o andare direttamente sul web, lamappadeipiaceri.it. Non perdetevi l'appuntamento, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, fate tutto quello che volete e magari chiedete informazioni, c'è la possibilità di informarsi. Eccola qui la nostra amica Paola Morano. Come stai, Paola? Benissimo. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, una guida che sa dove naturalmente portarci a scoprire sempre e comunque cose meravigliose e cose nuove anche per noi in questo 35esimo anno di festeggiamenti della Mappa dei Piaceri. Paola, siamo a San Benedetto Ullano e qui venendo ho visto, sì, di sbrincio, sì, la porta narrante. Ma che cos'è? Le porte narranti. Sono tante porte narranti. Beh, io ne ho vista solo una. E adesso vedrà, ne scopriremo tante, sì, perché questa è proprio la caratteristica di San Benedetto. Ma voglio fare una premessa rispetto alla località in cui ci troviamo. Noi siamo a 460 metri sul livello del mare, a 30 km dalla costa tirrenica, quindi non siamo distanti dalla vicina costa, e San Benedetto conta all'incirca 1500 abitanti, questo per dire che è un piccolo borgo. Un allegro paese, un bel borgo, devo dire. Di origine Arbrecht, per cui questo tema tornerà durante il nostro viaggio mattutino, certo, tornerà perché vedremo la chiesa matrice con il tipico ciclo di icone del rito greco-bizantino, tornerà perché attraverso questo progetto bellissimo delle porte narranti si fa questo riferimento, al riferimento attraverso il quale scopriamo come gli esuli albanesi lasciano la madre patria e si vanno a stanziare in alcune zone della Calabria. È un racconto che si evidenzia sulle porte? Assolutamente, le porte sono nate con l'obiettivo di valorizzare il borgo e di dare nuova vita a quelle porte che poi vanno in disuso e che sono un punto d'accesso e di uscita, anche quello che è il valore simbolico, no? Rappresenta la porta. La domanda mi viene spontanea, quindi evidentemente tutte queste raffigurazioni sono figlie di diversi artisti. Di diversi artisti, di un progetto artistico articolato che si sviluppa in diverse zone di San Benedetto. Noi siamo nella parte più alta, l'agglomerato urbano storico più antico, appunto, sì, e poi nella frazione Marri c'è l'altra parte del ciclo delle porte narranti. Tu mi hai aspettato qui davanti a questo portale? Sì, e questa è un'altra caratteristica di San Benedetto. Voi troverete adesso viaggiando con me l'opportunità di vedere palazzi antichi, palazzi storici, dove le pietre sono fanno un po' da protagonista, insieme ai bellissimi portali con questi, stupendo, archi prestigiosi, vedete le paraste scanalate, e alla sommità nella parte centrale spesso ci sono simboli che si rifanno alle casate, alle famiglie, alle casate, quando non c'è lo stemma, nobiliare.
familiare ci sono dei simboli che comunque si riferiscono alle casate. Avete capito cosa vi aspetta in questa puntata, tante altre cose le scoprirete lungo il percorso, ma adesso ci muoviamo perché parlavi appunto di un progetto particolarmente articolato e quindi forse andiamo avremo ad approfondire. Modo di approfondire l'argomento. Andiamo. Eccoci qua, la nostra prima porta, ci aspetta. Ciao. Graziella Di Ciancio. Sì, ciao carissima. Mi metto in mezzo, Certo. Oh, come vai innanzitutto? Vicino a Scandalo, tutto bene, grazie, benvenuti. Fra un po' con lei parleremo di questo progetto, perché parte qui da San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza, ma con Paola vogliamo rinverdire la memoria a quelli che magari lo conoscono, a quelli che magari non ne hanno mai sentito parlare, del glorioso Skanderbeg, questo condottiero, questo eroe nazionale per l'Albania. Il grande eroe nazionale, questa è la porta numero 7, vedremo che sono numerate per seguire un percorso, certo, anche sviluppando una serie di concetti diacronici, no? Andando proprio alla volta della storia, e in questo caso non si poteva che iniziare da Giorgio Castiota Skanderbeg, eroe nazionale albanese. L'Albania subisce questa invasione a carico, certo, degli ottomani dopo la morte di Skanderbeg. Fino a quando c'era ha cercato di difendere il fortino. Assolutamente. Poi gli ottomani sono entrati. E quindi gli albanesi scappano, fuggono, guidati dal papà, e si vanno a collocare in diverse zone dell'Italia. Tra queste zone rientra la più grande, ovviamente, comunità, vogliamo ricordarlo, è nella nostra regione e in provincia di Cosenza. Di Cosenza, ce ne sono anche, sì, a Catanzaro comunque. Sì, ce ne sono anche delle piccole comunità in altre zone della Calabria, ma sicuramente quella più ricca di comuni. Cosenza. E qui, non, sì, a caso, infatti a Lungro dal 1919 è stata istituita l'eparchia di Lungro, quindi c'è anche un valore istituzionale, certo, che ha proprio l'eparchia collocata proprio a Lungro. Certo. E qui si vede come l'artista, in questo caso Francesco Senise, lo realizza, no, in tutte le sue fattezze anatomiche, il cavallo di Skanderbeg, il condottiero con i suoi attributi classici e l'arrivo ovviamente su queste zone. Vedete come il cromatismo viene spalmato in maniera equa nella parte alta, grande, diciamo, guarda, rilevanza in prospettiva al cielo. C'è il paese. Sai che cos'è quel paese lì? Un pochino. No, è per saperlo, così vedete, non lo direi. Come è arroccato, dicevo prima, 460 metri sul livello del mare, le alture. Bello. Siamo ai piedi del Monte Sant'Elia, queste, certo, alture che si, certo, vedono, queste, sono queste proprio montagne. Queste. E qui in basso vedete anche la vocazione agricola del territorio, con le spighe di grano, un po' quelle che sono gli elementi afferenti alla triade mediterranea, no? Quindi, certo, sono forti in questo. In una visione c'è veramente la totalità del bucolica, posto. Bucolica, no? Lo Skanderbeg, certo, che arriva portandosi, sì, con sé la cifra, chissà, culturale, anche inserendosi in un territorio nuovo. Si avrebbe appezzato. Chi lo sa? Allora, con Graziella invece, visto che prima Paola parlava che c'è stato proprio un progetto, sì, di queste, sì, porte narranti, perché, sì, una porta non ha il dono della parola. Della eppure narrazione. Graziella, vi siete organizzati con questo progetto fantastico. Sì, questo è un progetto che è nato nel 2019 ed è nato dall'amministrazione comunale. E abbiamo pensato a come rendere, diciamo, attrattivo San Benedetto, perché come tutti i paesi che ci sono soffre per lo spopolamento, insomma, tutte queste cose. Quindi abbiamo pensato al modo di renderlo memorabile, quindi con un progetto di marketing territoriale. Abbiamo pensato prima ai murales, ma i murales sono un po' inflazionati. ce ne sono tanti nel nostro territorio. E poi è venuto in mente di fare la porta, anche perché è un oggetto simbolico, no? È molto, Già la porta fisicamente, appunto, di suo c'ha una storia. C'ha una storia. E poi noi, quindi, gliene attacchiamo, sì, un'altra sopra, sì, creando questa immagine, queste diverse, certo, figure che vedremo. E quindi è venuto l'idea di fare questo museo diffuso nel centro storico. Che bello. E quindi di legare un episodio storico-culturale con la spiegazione durante tutto il percorso. Tutto il percorso. La cosa bella è che, se vogliamo proprio dirla, ha detto lei, Graziella, diciamo, un museo a cielo aperto, sì, non dovete pagare il biglietto, sì, dovete, esatto, soltanto organizzarvi un fine settimana, quando siete lì che state elaborando l'idea di andare in un posto, certo, piuttosto che in un altro, San Benedetto Ullano è qui e vi offre questo percorso. Ci sono i nostri amici qui di San Benedetto che vi daranno sicuramente una mano e tutte le spiegazioni del caso. Ma adesso andiamo, ci spostiamo per scoprire un'altra porta e quello che avrà da narrarci, da raccontarci. Che mi fa camminare tutta la giornata? Sì, dai, oggi si cammina. Ma io sono già stanco, ragazzi, io ve lo dico, sono già stanco.
stiamo scoprendo con la scusa, vedi, è bello anche il centro storico, sì. Passo dopo passo questi, sì. questi borghi raccontano veramente di un territorio che ha tanto da dire, ha tanto da raccontare. Sì, per conoscere questi borghi bisogna camminarci dentro, no? Sono quei posti dove c'è quell'animo intimo della società, dei luoghi di aggregazione, dove ancora magari le signore hanno le porte con le chiavi, sì. Nella toppa, no? Sì, certo. Cose che nelle città non esistono. Puoi più. Puoi entrare direttamente, buongiorno, ti inviti, ma ti invita auto, a bere il caffè. Certo, ti auto inviti a pranzo, è bellissima questa si cosa. Si vede anche la cura che c'è nei particolari all'esterno. Vedi, guarda qui quante piante. I luoghi sono vissuti all'interno e all'esterno poi alla fine. Guardate quante piante. Sì. Che meraviglia, uno la faccia, cosa ti serve? Rosmarino, basilico, prendila e cucina. Che meraviglia. Provate a farle nelle grandi città, voi. Va bene. Allora, questa porta ci racconta, e lo so perché da ex presentatore di Miss Art Brescia. Sei preparato. Sì, sono preparatissimo, il vestito nuziale tradizionale di San Benedetto Ullano. Esatto, vedi questa giovane ragazza ghindata. L'abito per la popolazione arbrescia ha anche un grandissimo valore simbolico. Sì, certo. Ogni pezzo dell'abito dice qualcosa. Assolutamente, racconta una parte, insomma, anche della società, no? Lo status della donna si denunciava anche attraverso l'abito. Certo. Che indossava in questo caso, come dicevi tu, c'è questa bella fanciulla che indossa l'abito nuziale. C'era la tradizione di regalare dalla nonna alla nipote questo abito, che quindi di tramandarlo, con grande orgoglio, no? Di tramandarlo, si indossava, ed è composto da una serie di pezzi, vedi, molto articolato. Sì. C'è la camisola con questo bellissimo merletto lavorato a mano, il giacchino sopra, la gonna, ce n'era una sotto plissettata. E poi questa superiore magistralmente comunque, decorata, vedi? Un'eleganza. Una grande eleganza. E poi, come vedi, i gioielli fanno parte, no, a pieno titolo. Ma che, appunto, ma che bello, quegli abiti bianchi delle spose. Sono tradizioni. Ma perché un po' di colore? Io sarei per il colore in chiesa. Cioè, è bellissimo, un abito del genere è fantastico. Davvero molto bello. Vedi anche la bellezza del copricapo. Copricapo è la parte integrante, appunto, dell'abito, e poteva essere tessuto fatto anche in oro ricamato. Certo. E i capelli per dovevano essere ancora di più. Obbligatoriamente i capelli raccolti, certo. Per dare anche rilevanza a questo copricapo. Almeno il 90% delle spose capelli raccolti. Tu quando ti sei sposata avevi i capelli raccolti. Sì, raccolti. Anch'io quando mi sono sposato avevo i capelli raccolti. È capitato. Allora, voglio dire un'altra cosa. Allora, l'artista è Luigi Perez, sì. Ecco. Però a Graziella volevo domandare una cosa, perché prima, mentre camminavamo qui nel borgo, mi stavi dicendo che nel periodo estivo fate un'iniziativa, credo, davvero molto interessante. Sì, facciamo appunto di nuovo ogni anno, replichiamo, diciamo, l'iniziativa, quindi è un'estemporanea, sono 3 giorni in cui altri 5 artisti dipingeranno altre 5 porte. Ah, direttamente? Sì. Ah, vedi, perché noi stiamo vedendo il lavoro finito, sì, invece no, in quel caso... però c'è è un momento bellissimo, perché sono 3 giorni in cui gli artisti vivono dentro il paese. Certo. Si condivide cibo, allegria, tutto quanto, perché veramente apriamo le porte, quindi invitiamo abbiamo un biglietto, Graziella? Certo, assolutamente gratuito per tutti. Voglio venire a fare un disegno anch'io, trovami una porticina però, certo. Ecco, magari anche una piccola finestrella di un bagno, per me va bene. Una piccola finestrella di un bagno, ti aspettiamo, volentieri. Grazie. Proseguiamo il giro? Le nostre porte narranti hanno tanto da raccontare. Proseguiamo. Centro storico, attenzione, un cancello aperto, sai mai esce qualcuno, io lo voglio chiudere per motivi di sicurezza. Ecco perché rimane aperto, non si chiude, è troppo... Oh, che bella, ma che figura è? Una figura strana, tra la magia, il mistero, l'alchimia. Guarda, aspetta che me la voglio... Mettiamoci in posizione, porta Itineris Dicitur Longissima, S. Tu che hai studiato bene le lingue... che porta è questa qui? La porta è la parte più lunga di un viaggio. Ah, la porta è la parte più lunga di un viaggio. E poi c'è scritto per aspera lastra, vedi, sopra. Sì.
e poi ci sono tutta una serie di simboli. Anche qui l'artista Guido Maria Storino racconta una vicenda che lega questo alchimista al territorio di San Benedetto Tullano. Ma può essere una figura che è esistita davvero? Secondo una tradizione orale. Era un monaco amanuense. Sì. Hai capito. Romano, era abate di un monastero e le sue attività si svolsero alla fine del 1200. E nei suoi lavori lui, vedi, era uno scriba, certo. Copiava le scritture sì. Le trascriveva dal greco al latino. Riportava da certo. E qui vedi Guido. Simultanea quindi. Sì, erano quegli scribi che avevano valore culturale. Certo. E qui si vede come l'artista Guido Maria Storino realizza la doppia personalità. A sinistra c'è l'aspetto anatomico, quindi realistico, di questo monaco, e a destra quella sua cifra più intima, no? Quello che lo lega più all'alchimia, tant'è certo. Che c'è un viso criptato sulla destra, vedi, delle scritte, quindi tante informazioni, un po' questa antitesi tra bene e male, no? L'animo dell'umanità che ha questa doppia faccia, questa lotta continua, no? questo equilibrio che comunque l'essere umano deve sempre ritrovare per mantenersi in equilibrio. Sì, perché guarda come gioca bene con le linee diagonali, Guido. Sì. A sinistra traccia una diagonale in discesa, è vero, che diventa sì. Lo sfondo della porta di sinistra, dell'anta di sinistra, a destra questa piccola struttura architettonica a gradoni, sopra le alture, ancora tornano le alture intorno a San Benedetto Tullano, e questa Beh, volta certo, celeste. C'è sempre il richiamo del paese. Al territorio. E sopra mette la bicipite legata alla comunità sì, albanese, beh, ovviamente. Che è il simbolo appunto della vera. E aggiungo che l'artista ha voluto fare questa porta bene augurante per San Benedetto. Ha detto ve la faccio così, vi porta bene, porta bene a tutta la comunità. Che meraviglia. E sta funzionando? Sì, sta funzionando. E allora noi siamo contenti. Sta funzionando perché noi siamo qui naturalmente, ma sì. E questo museo a cielo aperto non finisce qui. Certo, non vi faremo vedere tutte le porte, il resto dovrete venire qui di persona a scoprirle grazie agli amici di San Benedetto Tullano, ma nel frattempo proseguiamo, certo. La visita continua. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW. Hai bisogno di realizzare o rinnovare il tuo sito web? Vuoi intraprendere un'attività di e-commerce? Vuoi rinnovare l'immagine online della tua azienda e del tuo portale? La scelta più sensata è Bit Solution di Francesco Asturaro, un'azienda giovane, dinamica e dal passo con i tempi. Fai ripartire subito il tuo business. Oggi avere un sito web dall'aspetto professionale per acquisire una nuova clientela è fondamentale. Bit Solution di Francesco Asturaro è l'azienda leader in questo campo. Contattaci online all'indirizzo costruzione siti web o chiama 327 56 31 021 e richiedi una consulenza gratuita. Ripartiamo oggi. Con noi sarà più facile affermare la tua presenza sul web. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Thank you.
Eccoci qui, un'altra nuova puntata della mappa dei piaceri, edizione 34. Ma non ci posso pensare, ragazzi, sono 34 anni che raccontiamo il territorio. Alcune cose, come al solito, le abbiamo già viste, altre naturalmente le vediamo per la prima volta, altre le scopriamo per la prima volta. Non è certo questo il caso, perché i giganti della Sila li conosciamo benissimo e conosciamo benissimissimo la nostra amica Simona Lobianco. Come stai, Simona? Bene, tu come stai? Una meraviglia, vedi, sempre gente alle... Questi sono gli effetti della montagna, l'energia di queste, soprattutto anche di questi alberi che ti trasmettono davvero energia continua. Beh, dopo tutto, ragazzi, sono un pezzo di storia, patrimonio del nostro territorio e non solo. Siamo nella Sila Cosentina, vero? Sì. Ecco, zona... Camigliatello. Camigliatello Silano, insomma, sì. Questo qua. E lei, non so se avete fatto caso, però fa parte del FAI. FAI potrebbe essere fai oggi che ti trovi bene, fai domani che ti troverai meglio, no? È la fondazione per l'ambiente italiano ed è anche quasi, diciamo, un imperativo, fai qualcosa, e in effetti è quello che facciamo qua ai giganti della Sila, cioè cerchiamo di tutelare, gestire, valorizzare questo patrimonio unico, come dicevi tu, non soltanto per la Calabria ma per l'Italia intera, e in effetti ospitiamo questi alberi plurisecolari, cosiddetti giganti della Sila, che sono anche alberi monumentali, quindi vengono tutelati proprio per il loro valore non solo naturalistico ma anche storico culturale. Cioè, ragazzi, alberi almeno a 45 metri d'altezza, vero? Esattamente. Cioè, un'arrampicata fantastica e poi perfettamente dritti, è come se qualcuno veramente le avesse disegnati. Bellissimi, sono qui da sempre. Sai che io mi sono sempre domandato, ma loro possono essere i figli di questa regione o i padri della nostra regione? Beh, potremmo definirli forse più come i padri, proprio perché sono gli ultimi testimoni di quelli che un tempo c'erano qua sull'altipiano silano. E perché sono più anziani di tutti. E sono i più anziani di tutti, hanno quasi 400 anni e raccontano veramente la storia di questo territorio, una storia incredibile fatta da, diciamo, vicende storiche che è importante, è opportuno conoscere proprio per conoscere le nostre origini e la storia dal quale proveniamo. Quindi assolutamente giganti, un patrimonio per tutti. E visto che noi siamo curiosi e le nostre origini le vogliamo conoscere, allora partiamo con questo micro percorso, perché la puntata parte dai giganti e poi si distribuirà lungo tutta l'area circostante, ma non potevamo che partire da qua. Insomma, per me è come Piazza San Pietro a Roma, cioè i giganti della Sila per me sono così. E allora andiamo. Di qua. In piena estate, mettersi un piccolo giubbettino per fare la puntata della mappa è fantastico, è di una goduria che non potete neanche immaginare. Giganti della Sila, stiamo facendo questo percorso insieme a Simona, che è la padrona di casa. Solo tu, insomma, insieme al tuo gruppo di lavoro, naturalmente i tuoi collaboratori che accolgono naturalmente i turisti, tutto l'anno, vero Simona? Come funziona in effetti l'accoglienza qui ai giganti? Sì, quasi tutto l'anno, noi siamo aperti da aprile a novembre, anche se poi apriamo su prenotazione nei mesi di chiusura invernale, forzata per le condizioni climatiche avverse. Se c'è la neve alta così... Esattamente, infatti siamo quasi a 1500 metri d'altezza, quindi attraversiamo inverni lunghi e rigidi, dunque l'esperienza di visita diventa molto complessa da poter garantire. E proprio per questo registriamo moltissimi visitatori, soprattutto in un periodo un po' più ristretto che va appunto da giugno a settembre. Con la scusa di venire per l'aria fresca. Con la scusa di venire proprio a un po', diciamo, rinfrescarsi dal caldo, certo. A posto che invece c'è, diciamo, al di fuori in altri contesti. Infatti all'interno del Bosco dei Giganti della Sila, proprio grazie a questi alberi, veramente
veramente si può respirare un'aria fresca, pura, pulita. D'altronde siamo sull'altipiano più importante e più grande d'Europa, che è stato anche riconosciuto come luogo in cui si trova l'aria più pulita d'Europa. Certo, verissimo, verissimo. E questo si sente, ragazzi, perché sembra di stare più in alto di dove siamo per l'aria che si respira. Senti, due altre informazioni tecniche. Allora, questi alberi innanzitutto sono dei pini. Larici. Larici, ecco, sulla pronuncia ti aspettavo, perché larici o larici, pini, no, pini larici, sono veramente maestosi. E quanti ce ne stanno in questa zona, in quest'area? Allora, abbiamo circa una sessantina di pini larici, quindi di pini giganti, che si trovano all'interno della riserva biogenetica protetta dei giganti della Sila. Sono degli alberi importantissimi, perché potremmo identificarli come il simbolo per la flora, della flora per eccellenza che abbiamo in Calabria. Anche lo stesso della regione, certo, Calabria, quattro, certo, simboli, tra questo un pino, il pino laricio. Questo a dimostrazione di come appunto questo patrimonio naturalistico che abbiamo in tutta la Calabria, in modo particolare qua sull'altipiano silano, è assolutamente fondamentale da tutelare e da proteggere, ed è quello che un po' cerchiamo di fare attraverso appunto le attività che portiamo avanti qua alla riserva dei giganti della Sila. E come per dire, se i pini stanno bene vuol dire che veramente il territorio è salubre, che non ve lo potete neanche immaginare. Certamente, anche perché diciamo la salute della natura è diciamo importantissima per la salute anche del contesto, certo, e delle persone che abitano quella natura e che la vivono, ed è diciamo molto importante da capire questo, perché insomma respirare o camminare al cospetto di alberi così importanti, plurisecolari, giganti e monumentali è diciamo un'attività che può realmente dare un beneficio non soltanto al fisico, certo, ma anche alla psiche, ma anche alla mente. Insomma, fare veramente un viaggio nella storia, visto gli anni di appartenenza di questi gloriosi e maestosi alberi, ma anche un viaggio nella natura e nel benessere. Adesso arriviamo al nostro amico albero. Simona, ti volevo domandare, ma l'importanza storica di questi alberi? Beh, in realtà il pino laricio può diciamo mettere le sue radici diciamo nel passato più antico, nel senso, cioè, che si tratta di un albero già presente e importante in epoca della Magna Grecia. Se pensiamo che l'albero maestro della nave più grande dell'antichità, certo, progettata da Archimede, era proprio un pino laricio. Cioè, ma ci sono sempre stati. In realtà però fu proprio durante l'epoca romana che il pino laricio raggiunse la sua massima fama. Proprio perché i romani utilizzarono questi alberi per la costruzione delle navi. Esattamente. Ma infatti insomma c'è stato un disboscamento abbastanza importante. Anche in periodi di guerra nel nostro territorio. Anche in epoca recente, sì. L'importanza diciamo che ebbero questi alberi durante l'epoca romana si evince anche dallo stesso termine sila, no? Che deriva dal latino silva, che significa appunto selva, bosco. Quindi a dimostrazione di come la storia dei popoli che massimamente hanno utilizzato le nostre risorse boschive si intreccia poi con la storia della natura. Una natura mozzafiato, anche perché quando si arriva in Calabria non ci si aspetta tutto questo patrimonio ambientale, perché ci si immagina una destinazione turistica tipicamente balneare. Beh, 800 km di costa. Bellissima, ovviamente. Eppure abbiamo una montagna pazzesca, il Pollino, la Sila, l'Aspromonte. Aggiungo anche il Parco Regionale delle Serre, esatto. Quindi sono veramente tante le aree montane e collinari che rappresentano appunto un patrimonio boschivo che forse non ha uguali in tutta Italia. E quindi quello che bisogna fare è assolutamente cercare di conoscerlo, anche perché abbiamo poi questi alberi monumentali che rappresentano, come dicevamo prima, un patrimonio che racconta e ci ricorda da dove veniamo e ciò che siamo. Certo, assolutamente d'accordo con te. Pensare che un albero
come questo, come tanti altri, sarebbe potuto diventare la chiglia di una nave, insomma, ti mette tristezza, però in effetti, per fortuna, insomma, l'hanno scampata grossa. E per farvi vedere la monumentalità di questi alberi meravigliosi, vi facciamo vedere sempre e comunque come l'uomo, l'essere umano, sia sempre, a prescindere, più piccolo rispetto alla natura. Il giro sarebbe molto più lungo, eh? Insomma, davvero tutti questi alberi da vedere, tutte, anche queste forme particolari, è vero che sono veramente delle colonne, no? Ecco perché prima facevo riferimento a Piazza San Pietro, ma veramente sembra di stare in una piazza sacra, con tutti questi alberi perfettamente dritti intorno, però il giro, ripeto, sarebbe molto più lungo. Noi per la mappa diamo sempre dei piccoli assaggi, il resto dovete venire qui ai Giganti della Sila. E diamo dei riferimenti, Simona? Sì, allora noi abbiamo un sito web, abbiamo anche i social network, sia Facebook che Instagram, abbiamo una mail, un numero di telefono, basterà. Beh, diciamo che non vi manca nulla. Non ci manca assolutamente nulla, siamo super responsive, siamo presenti su tutti gli strumenti digitali e device, però insomma ci tengo a dire che a seconda della stagione che deciderete, diciamo, di scegliere per venire a visitare i Giganti della Sila, assolutamente altamente consigliato visitare il nostro sito per scoprire tutte le attività che noi mettiamo in essere. Partiamo dalle attività appunto estive, quindi yoga, mindfulness, facciamo anche un sacco di trekking sia all'interno dei giganti che al di fuori dei giganti, serate astronomiche, concerti jazz e non mancano neanche le attività legate all'autunno e all'inverno, quindi il foliage, le ciaspolate, quindi insomma informatevi, contattateci e assolutamente venite a visitarci. Sì. Cos'altro devo aggiungere? Niente, è fantastica. Sembrava veramente un nastro che andasse in play senza freno. Grazie, il nostro viaggio qui non continua, Simona rimane sempre con noi perché questa puntata è stata organizzata da lei, vorrei dirlo, insomma, a quei tre o quattro che ancora ci guardano con particolare attenzione. Lasciamo i giganti, a malincuore devo dire, però straordinario. Grazie. Grazie a voi. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW.